Si tratta di un progetto integrato per lo sviluppo della fascia costiera. Per la prima volta, e questo sono orgoglioso di dire, che i pescatori, le organizzazioni di pescatori propongono per la prima volta in Sicilia un piano di gestione della fascia costiera per razionalizzare l'uso del mare e non più pensare al mare come un'attività da dove prelevare delle risorse indiscriminatamente, ma una risorsa che deve essere salvaguardata, gestita e razionalizzata per poter eventualmente contribuire al reddito familiare nel rispetto dell'ambiente. All'interno di questo convegno noi appunto affrontiamo il problema della fascia costiera. La fascia costiera, che è una zona non definita nella sua ampiezza ma che comprende mare e terra e sulla quale insistono notevoli attività economiche quali la pesca, quali il turismo, quali l'agricoltura, soffre notevolmente appunto per la crescita esponenziale, diciamo, delle presenze in termini di popolazione. È statisticamente provato che le popolazioni si concentrano maggiormente e soprattutto nei periodi estivi lungo la fascia costiera, e questo va a determinare un carico, un impatto invasivo su quelli che sono gli areali sia marini che terrestri. E da ciò, dalla, diciamo, anche assenza di depuratori, dall'assenza di controlli sulle diverse fonti di inquinamento che possono interessare, diciamo, il bacino mediterraneo, ne viene fuori tutta una serie di problematiche che poi vanno a impattare sulla catena, diciamo, di produzione, e alla base della catena di produzione sulla fascia costiera c'è sempre il pescatore.